Intorno alle 12.30 sull'autostrada Bretella in direzione ovest sul viadotto Massarosa-Bozzano, un tir ha schiacciato un'auto contro il guardrail. L'incidente è stato considerato un codice rosso per dinamica, ma la conducente dell'auto è stata trasportata in pronto soccorso Versilia in buone condizioni. In un primo momento era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, ma i sanitari del 118, una volta giunti sul posto, hanno disposto l'annullamento del volo. Per liberare l'autostrada dai due mezzi coinvolti è stato necessario il supporto dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sull'autostrada con una gru. Il traffico ha subito rallentamenti moderati, dato che non è stato necessario chiudere il tratto autostradale per consentire la rimozione dei mezzi, nonostante la Bretella sia sprovvista di corsia d'emergenza, con gli addetti della SALT che hanno provveduto a deviare le vetture su quella di sorpasso.